Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura siamo a Torre del Greco, dove monta la rabbia di commercianti e residenti di via Curtoli dopo l'istituzione del senso unico di marcia. Questa mattina siamo stati in zona per raccogliere le loro voci. Spazio poi alla cronaca, truffa ai danni dell'ASL Napoli 1, eseguite misure cautelari nei confronti dei rappresentanti legali di due centri diagnostici e di due medici. Ancora disagi a Via Calastro per la presenza di erba alta. Siamo stati in zona con le nostre telecamere per documentare la situazione. In chiusura, fedeli in festa per la Madonna del Carmine a Torre del Greco. Questa mattina alla chiesa di Piazza Luigi Palomba è arrivato anche l'arcivescovo di Napoli, Monsignor Signor Domenico Battaglia. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Sul piede di guerra residenti e commercianti di via Curtoli dopo l'istituzione del senso unico di marcia. Un provvedimento voluto dall'amministrazione comunale per motivi di sicurezza. Tuttavia una decisione ritenuta da tutti inaccettabile, calata dall'alto, senza consultare chi vive e lavora in zona e che causerà problemi di traffico e viabilità con grossi disagi per le attività commerciali. Promossa una raccolta firme per il ripristino del doppio senso di marcia. Li abbiamo ascoltati ai microfoni di TV City. Siamo a via Curtoli, da alcuni giorni il Comune ha deciso di istituire il senso unico di marcia, una situazione di disagio per chi vive qui, ma soprattutto per gli operatori commerciali come lei che qui ha una salumeria. Da due giorni, senza avvisi e senza comunicati, hanno chiuso un senso di marcia qui a via Curtoli. È una cosa credo inverosimile, una cosa non fattibile perché la strada è a doppio senso da 50 anni. Hanno detto che ci sono problemi di sicurezza qui per la scuola, ma credo che il senso unico non sia applicabile perché è l'unica arteria per far fluire il traffico in tutta la zona nord. Da un punto di vista commerciale penso sia davvero impossibile poter lavorare con un solo senso di marcia. Noi proponiamo e chiediamo il doppio senso come che venga ripristinato perché non ci sono proprio i motivi per poter... Sarebbe un danno e un disagio anche per le attività commerciali. Un disagio veramente altissimo perché con un solo senso di marcia le persone non si possono fermare. È stata fatta senza aver verificato sul posto le eventuali esigenze di chi praticamente abita o delle necessità che alcuni cittadini hanno. È stata un'assurda decisione presa per fattori politici, perché evidentemente faceva comodo a qualcuno. Faceva comodo a qualcuno o per non dispiacere qualche assessore, sindaco Palomba, che mi dispiace in questo fatto ha toppato. Io lo conosco, il sindaco Palomba, abbiamo fatto vari incontri, ma abbiamo, evidentemente non si è preoccupato della conseguenza che aveva questo provvedimento. Problemi di viabilità e di traffico. Viabilità e di traffico non risolve il problema dei marciapiedi che non ci sono, perché si potrebbe benissimo mettere al limite per voler regolare il traffico un doppio semaforo di accesso e decesso. Un senso unico alternato. Un senso unico alternato, esattamente, si potrebbe anche fare questo. Io mi auguro che nel frattempo la buona amministrazione, i buoni cervelloni che abbiamo sul comune, perché il comune di Torre del Greco è fatto solamente di cervelloni che si alzano la mattina e pensano di aver risolto tutti i problemi. No, non istituiscono i marciapiedi, non fanno i marciapiedi, non perché non sono utili, ma se fanno il senso unico alternato possono mettere tutti i marciapiedi che vogliono, però si elimina gli ingorghi che saranno in seguito. Oggi che non c'è nessuno, che sono tutti in ferie, si cammina con molta tranquillità. Ma quando si tornerà però a pieno regime? Ho timore, non oso pensare che al momento in cui si tornerà a regime, soprattutto quando apriranno le scuole, soprattutto qui all'incrocio fra il giornalaio e la farmacia,
Presumo che si blocchi completamente Torre del Greco. Ho timore proprio per le mamme, per i genitori che dovranno andare a accompagnare i figli a scuola, che qua ce ne sono parecchie di scuole. A sostegno di residenti e commercianti è intervenuto anche Giovanni Pinto, in rappresentanza di tutti i comitati di quartiere e cittadini. Io ritengo che l'amministrazione comunale, con questa applicazione di una vecchia delibera che fa capo all'ex sindaco Ciro Borriello, che si rese conto dopo l'esperimento di aver commesso evidentemente una ingiustizia, a prescindere dal quel grosso incidente che ci fu in questa strada quando c'era il senso unico, si rese conto e fece un passo indietro. Questa amministrazione ha rispolverato quella vecchia delibera e l'ha applicata sic et semplicita. Vi siete chiesti perché proprio in questo momento l'abbia rispolverata? Non si capisce perché è successo tutto in 24 ore. Quando l'assessore ha dichiarato che per un problema di sicurezza Via Curtolo rimane una strada insicura perché ci sono marciapiedi larghi 10 centimetri e... Infatti non è un problema di oggi. È un problema antico questo. Stiamo raccogliendo delle firme, stiamo facendo una petizione che verrà consegnata all'assessore Arramo e per conoscenza al sindaco. Bisogna fermare subito questa situazione. Io ho notato che stamattina molte auto continuano a scendere contromano. Quindi non c'è nessuno che controlla. Non c'è nessuno che controlla. Le moto stanno viaggiando a 100 all'ora. Perché se qualcuno che pensava che era per un problema di sicurezza ha sbattuto proprio il naso. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, su disposizione del GIP del Tribunale di Napoli, ha eseguito un provvedimento cautelare che ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti dei rappresentanti legali di due centri diagnostici e la misura interdittiva dell'esercizio dell'attività per un anno nei confronti di due medici convenzionati con l'AS Napoli 1 Centro. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica Partenopea scaturiscono da una denuncia presentata dalla stessa ASL Napoli 1 Centro e sono state condotte dalle Fiamme Gialle del secondo nucleo operativo metropolitano, che hanno scoperto un'associazione per delinquere finalizzata alla truffa che, falsificando le prescrizioni mediche di esami diagnostici, otteneva indebiti rimborsi da parte del Servizio Sanitario Nazionale. I rappresentanti legali sono padre e figlio, residenti a Napoli, e i medici operano in strutture sanitarie del capoluogo. Il meccanismo architettato consisteva nella prescrizione di costosi esami diagnostici di laboratorio in codice di esenzione nei confronti di soggetti che di fatto erano totalmente ignari delle prescrizioni a loro nome. In questo modo i due laboratori potevano chiedere fraudolentemente il rimborso delle somme a carico del Servizio Sanitario Nazionale per esami diagnostici in realtà mai eseguiti. Sono stati sentiti in atti oltre 100 pazienti, i quali hanno disconosciuto le prescrizioni a loro nome e persino affermato in molti casi di non essersi mai recati presso quei centri diagnostici. Le prescrizioni sanitarie esaminate hanno permesso ai due laboratori di analisi di chiedere ed ottenere un indebito rimborso pari a oltre 58.000 euro, per cui la Guardia di Finanza ha potuto procedere a sequestri per valore equivalente a carico degli indagati. Via Calastro invasa da erbacce e rifiuti. La denuncia arriva dai residenti, che segnalano la mancata pulizia della zona da mesi. Come documentato dalle nostre immagini, infatti, è evidente lo stato di abbandono. La situazione è a dir poco allarmante, è diventato ormai impossibile utilizzare il marciapiede perché completamente occupato dalle piante. Si è costretti dunque a utilizzare la carreggiata per le auto, mettendo a rischio la sicurezza dei pedoni. Il Comune aveva, lo scorso 4 maggio, con una delibera, disposto un piano del diserbo per varie aree del territorio. In questa lista non era presente però Via Calastro, zona che dà accesso alla zona porto, molto frequentata dalle famiglie per la presenza delle giostre e di alcuni stabilimenti balneari. Una situazione indecorosa a pochi passi dall'area dei Molini Marzoli, sede di molti uffici comunali, di qui la necessità di un diserbo immediato dell'area, sia per i residenti che per gli abituali frequentatori della zona. Fede e devozione per la Madonna del Carmine a Torre del Greco. In festa la comunità della parrocchia della centralissima piazza Luigi Palomba, che dal 4 luglio si è preparata con momenti di preghiere e celebrazioni fino ad oggi, venerdì 16 luglio, giorno della festa.
Alle 10 l'accoglienza e l'incontro dell'arcivescovo di Napoli, Monsignor Domenico Battaglia, con i fanciulli. E seguita la solenne celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eminenza con Monsignor Alfonso Punzo, Don Mario Pasqua e Don Franco Rivieccio. Le celebrazioni proseguiranno nel pomeriggio alle 17.30 con la Santa Messa, seguirà alle 18 il Rosario. L'ultima celebrazione, in programma alle ore 20, sarà presieduta da Don Francesco Velotto, viceparroco della parrocchia di Santa Maria Pugliano di Ercolano. Al termine della celebrazione, con la buonanotte a Maria, si concluderanno i festeggiamenti. E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare una mail all'indirizzo redazione@tvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. L'informazione della TG di TV City vi dà appuntamento a lunedì.